Per completare, allora dobbiamo fare anche i polinomi, però per completare quello che abbiamo detto prima, faccio solo un esempio, nel quale traccerò due grafici di funzione. Che cos'è un grafico di funzione? Un grafico di una funzione f, anzi scusate che qua io scrivo un po' più a destra, grafico di f è l'insieme delle x, f di x tali che diciamo delle x, y, no, delle x, f di x, ho scritto bene, tali che x appartiene a x. Ovviamente questo è contenuto non in x ma in x cartesiano y, cioè queste coppie, il primo elemento sta in x e il secondo elemento sta nel codominio y. Quindi dobbiamo definire un insieme che si chiama prodotto cartesiano, che è l'insieme delle coppie x, y tali che x appartiene a x e y appartiene a y. In questo insieme noi andiamo a prendere, a disegnare dei punti che sono quelli del grafico, considerare dei punti che sono quelli del grafico. Quali sono? Quelli che hanno la y che è uguale al valore della funzione calcolata. Ora, tutto questo sembra molto astratto, ma adesso faremo degli esempi che saranno molto concreti. Allora, prendiamo nel piano cartesiano, noi abbiamo fatto l'equazione delle rette. Allora, prendiamo questa retta y meno 2x uguale 0 o y uguale 2x. Quando andiamo a disegnare questa retta nel nostro piano cartesiano, allora qua c'è 1, qua ci deve stare 2, qua devo unire e qua devo diciamo, prolungare. Allora questa è la retta y uguale 2x, ma io la posso riguardare come retta, ma la posso anche riguardare come funzione. Che cos'è? Perché io posso fare, quando dovete fare disegnare il grafico di questa retta, poi alle medie, perché questa è una funzione che si può disegnare già alle medie, qua c'è uno schemino così, x, 2x, allora per esempio se x ci metto 1, y viene 2, se x viene 2, y viene 4, se x viene 3, y viene 6, allora qua c'è 1, 2. Qua c'è 2, 4. Poi c'è 3, 6 e così. Quando vado a unire, diciamo, disegnare col gesso tutti i punti al variare di x, ottengo esattamente tutti i punti. Ci siamo fino a qui. Allora, perché è una funzione? Perché vedete, io prendo x, calcolo, raddoppio, f di x è 2x, quindi da 1 viene 2, da 2 viene 4, da 3 viene 6, da 4 viene 8. Allora, sto interpretando come funziona. Dove stanno le frecce? Sono facili da fare le frecce in realtà. Chi è il dominio? R, cioè l'asse delle ascisse. Chi è il codominio? R, però in questo caso l'asse delle ascisse. Siamo sempre numeri reali. E dove stanno le frecce? Da 1 sull'asse delle ascisse devo arrivare su 2 sull'asse delle ordinate. Come faccio? Semplice. Vado in verticale sul mio grafico e poi vado in orizzontale dal grafico verso l'asse delle ordinate. Questa è la freccia. Quindi in generale, se io ho il grafico di una funzione qualunque
da R in R e qua c'è X, come si calcola F di X? Vado sul grafico. Chi è il grafico? Qua c'è X, F di X. Quindi quando incontro il grafico al di sopra del punto X, io so per definizione di grafico che questo punto avrà coordinate X, F di X. Quindi se adesso mi muovo in orizzontale, chi è questo punto qua? F di X, perché questa è la prima coordinata e qua sto estraendo la seconda coordinata. Va bene, il piano è 0 F di X, ma su questa retta è F di X e basta. È chiaro? Quindi vedete come si fa la freccia? Dal dominio, se per le funzioni da R in R, dal dominio vado in verticale sul grafico e dal grafico proietto in orizzontale sull'asse preordinato. Ci sta la freccia, soltanto che non la disegniamo. Perché? Perché se la dobbiamo disegnare tutte, usciamo pazzi. Qua ne ho disegnate 4. Però quando io ho fatto il grafico, nel grafico implicitamente, diciamo dal grafico implicitamente, posso ricavarmi qualunque freccia. Prendo X, vado sul grafico, vado in orizzontale e ottengo F di X. È chiaro? Bene. Allora, vediamo un po'. Se avete capito. Questo può essere il grafico di una funzione? Perché no? Allora, quando io dico vado da qua sul grafico in verticale, quanti punti posso trovare sul grafico? Uno! No, due! Perché se no, cosa significherebbe? Che ho due f di x. Ma se ricordate la regola della funzione, ogni funzione ha un solo colpo. Qua, per questo x ci sono tre valori. Quindi questo non può essere il grafico di una funzione, mai. Dai, non può essere il grafico di una funzione da R. Da questo R. Chiaro? Poi vediamo questa funzione qua. Chi è il dominio? Tutto è. Perché vedete che io quando vado in verticale il grafico, punto sul grafico, lo becco da qualunque x io parto. Qualunque x io parto, sempre calcolare x. Dominio è tutto R. Chi è il codominio? Cioè la funzione è surriettiva? Cioè se io prendo un punto qua, viene colpito? Eh sì, basta fare il contrario. Quindi quando ho detto basta fare il contrario vuol dire che quella funzione com'è? È biunivoca in realtà, è invertita. Qual è la funzione immersa? Come si fa la funzione immersa? Algebricamente, se y è uguale a 2x vuol dire che x è uguale a y mezzo. Però se noi l'elemento del dominio lo vogliamo chiamare sempre x, quando arriviamo qua, per fare la funzione inversa dobbiamo scambiare la y con la x, quindi in realtà la funzione inversa è y uguale x mezzo. Cioè da quell'equazione invece di ricavarmi la y mi ricavo la x. Una volta fatto questo, per avere la funzione inversa devo scambiare il ruolo di x e y. Allora vedete che sia la funzione diretta che la funzione immersa sono definite su tutto R. Che vuol dire la funzione immersa? La funzione iniettiva,
vedete, arcieri distinti colpiscono bersagli distinti, cioè se x1 è diverso da x2, se il raddoppio 2x1 sarà diverso da 2x2, è ovvio. Non ci sono problemi. Andiamo a vedere il secondo esempio e ultimo, perché poi dobbiamo cominciare con i nomi. Che è y uguale x quadro. Ah, la funzione immersa, se io vado a fare il grafico, vabbè, non lo facciamo meglio con x quadro, si capisce meglio. Poi lo farete per esercizio anche là. Y uguale x quadro. È vero che questa non è una retta, però insomma fino alle medie l'avete fatto. Sapete bene che questa è una parabola con la concavità rivolta verso l'alto e il vertice che passa nell'origine. Ok. Allora, dove è definita questa funzione? Dove è definita? Su tutto R, perché io il quadrato lo posso fare per ogni numero reale. 3, il quadrato fa 9, meno 4, il quadrato fa 16, 7, il quadrato fa 49, e così. Ok? Come si fanno le frecce? Come si faceva prima? Prendo x e calcolo x quadro. Questa funzione è iniettiva? Allora, quanti pensano che non lo sia? 3 persone. Quanti pensano che lo sia? 4 persone. No, 7 persone. Quanti non pensano? La maggioranza. Beh, se io trovo un altro arciere che colpisce lo stesso bersaglio, per esempio, mettiamo qua, ci metto 3. Qua mi viene? Quanto viene? No. Ok, fino a qua. Mo, ma lo sapete trovare un altro arciere il cui quadrato faccia 9? Ah, se prendo meno 3, vabbè, la figura è fatta un po' male. Diamo meno 3 e il quadrato sempre 9, no? Lo vedete che ci sono due frecce che colpiscono sempre 9? Quindi è iniettiva? No. È suiniettiva però? Quanti pensano che non sia suiniettiva? Come al solito 3 persone. Quanti pensano che sia suiniettiva? Stavolta c'è una maggioranza più significativa, una ventina di persone. Non è suiniettiva. A meno 2 chi lo colpisce? Cioè, conoscete un numero il cui quadrato faccia meno 2? Lo vedete che tutte le frecce vanno verso l'alto? Chiaro? Allora, questa funzione è invertibile? No. Non è iniettiva, né suiniettiva, non è invertibile. Però, se vogliamo fare la funzione immersa da un punto di vista algebrico, cosa dobbiamo fare? Ricavare x. E chi è x? E quando vado a estrarre la radice quadrata, dall'equazione ho due soluzioni. Ma non solo, ci vuole pure che quando faccio la radice quadrata il radicando sia
Poi scambiando la y con la x, qua mi viene y uguale più o meno radice di x con x maggiore o uguale di 0. E però più o meno lo vedete che non è una funzione. Supponiamo, io potrei scegliere anche punto per punto, ecco, a 16 metto 4, a 25 metto meno 5, quindi in realtà le scelte sono infinite, però la scelta più naturale, o prendo sempre più o prendo sempre meno. Allora diciamo che prendo sempre più. Lo sapete come si fa il grafico di questa funzione? Dovreste aver imparato a farlo tra le medie e le superiori. Il grafico di questa funzione si fa così: qua c'è x, qua c'è radice di x col più. Perché? Perché quello che abbiamo fatto così algebricamente a che cosa corrisponde? Corrisponde a... non abbiamo preso più x appartenente a r, ma abbiamo preso solo x appartenente a 0 più infinito, cioè soltanto i numeri da 0 in poi. Se prendo soltanto i numeri da 0 in poi, restringendo il dominio, vedete che cancello mezzo grafico. Ok? Ma se cancello mezzo grafico, questa adesso è diventata iniettiva, perché vedete non c'è più l'altra freccia dall'altra parte. Quando io stavo seduto là, non là, diciamo metaforicamente, non ero nella stessa città, non ero nella stessa aula, eccetera, quando stavo seduto dall'altra parte, quando il professore arrivò a questo punto, una delle prime lezioni, ci si alzò una manina che non era la mia. Disse: no, la funzione non è iniettiva. Il professore cominciò a avere un'area preoccupata. Cioè, perché non è iniettiva? Eh beh, perché meno 0 e più 0 elevati al quadrato danno entrambi 0. E quindi ci sono due frecce che colpiscono lo stesso bersaglio. Il professore diede quasi in escandescenza. Perché? Dove sta l'errore? Meno 0 e più 0 sono lo stesso arciere, non è che meno 0 è diverso da 0. Non sono due arcieri distinti. Meno 0 fa 0. Poi il professore aveva preso un po' una crisi, diceva: no, ma io non posso mettere due persone sullo stesso posto. Allora, insomma, comincia a dirlo in maniera un po' agitata. Chiaro? Quindi questa funzione qui è iniettiva. E poi la suriettività è un grave problema? No, non è suriettiva fino a che consideri tutto R. È suriettiva se consideri i numeri y da 0 in poi. Quindi quando vai a invertire, sai che y deve essere maggiore o uguale di 0, se no non puoi invertire. E poi sai che siccome ti eri limitato, avevi ristretto la funzione di partenza a valori positivi, quando vai a fare la radice quadrata prende quella positiva, perché tu avevi, diciamo, il dominio non ce l'avevi messi con i negativi, quindi quando vai a fare la radice quadrata sai che deve essere per forza positivo. Allora vedi che qui, quando fai questa restrizione, esattamente come cancellare in metà del grafico, quando giri ti trovi che quella metà del grafico non c'è. Questo grafico come si ottiene da questo? Questo poi lo vedete, lo dimostrerete durante il corso, però praticamente immaginate che questo sia un foglio di carta, voi lo girate dall'altra parte, lo guardate in trasparenza, l'asse x lo fa diventare y, l'asse y lo fa diventare x. Girate così e praticamente significa fare una simmetria rispetto alla bisettrice del primo quadrato. Però se il primo è qua, se il primo è il terzo quadrato. Però diciamo, immaginate di inchiostrare la mano, io questo è l'inchiostro, io ci metto la mano sopra, giro la mano, lei
scrivo così, esattamente, e quello che vado a vedere è questo grafico diverso. È esattamente la stessa cosa. Allora, quello che vi deve rimanere di tutte queste cose sono i concetti e il fatto che quando vado a fare gli esercizi dal punto di vista algebrico devo trovare esattamente le stesse difficoltà che ci sono dal punto di vista geometrico. Questa è surriettiva? No, allora devo cancellare un pezzo di dominio. Scusate, è iniettiva? No, allora devo cancellare un pezzo di dominio. Quando vado a fare la funzione inversa, se cancello algebricamente una delle due scelte, mi trovo mezzo grafico. Perché? Perché qua geometricamente ho cancellato mezzo dominio. Cioè, non è che a una cosa deve corrispondere l'altra, deve corrispondere esattamente a quel punto. Mi faccio un po' di esercizi, 5, 10, 20, 100, a un certo punto i concetti si sono consolidati. È chiaro? Ok. Quindi, per adesso basta, poi tanto farete esercizi, diciamo dalle 11 e mezza alle 1 e mezza. Adesso passiamo ai polinomi. Abbiamo, penso, una quarantina di minuti. Sì, giusto. Quando parlo di polinomi intendo più precisamente polinomi in una variabile, o più correttamente in matematica si dice in una indeterminata. Cos'è un polinomio p di x in una indeterminata? È un'espressione del tipo a con 0 x alla n più a con 1 x alla n meno 1 più a con 2 x alla n meno 2 più di puntini più a con n meno 1 per x più a con n. Gli a con 0, a con 1, a con 2, a con n sono dei coefficienti, sono dei numeri. E invece la x rimane indeterminata. Ciò si chiama variabile o indeterminata. Ok. Ora, alcuni, molti libri invece di scrivere a con 0 x alla n scrivono a con n x alla n più a con n meno, cioè fanno scendere. Io amo l'indice del coefficiente sale e l'altro scende, però non è, si possono chiamare anche a con n x alla n più a con n meno 1 x alla n meno 1 più a con 1 x più a con 0, insomma la stessa cosa, dipende come volete mettere l'indice. Facciamo un esempio. Un polinomio può essere, per esempio, p di x uguale 3x quadro più 5x meno 1. Allora, cosa possiamo dire? Per prima cosa, possiamo dire se il polinomio è monico oppure no. Il polinomio si dice monico quando il primo coefficiente è quello del termine di grado più alto. Questo è monico? Monico, non mono. Monico. Sì o no? No. No. Il primo coefficiente è 3, non è 1. Non è 1. Poi possiamo parlare del grado di un polinomio. Che cos'è il grado di un polinomio? Questo qua di che grado è? Questo qua? N. Quindi la x
è un termine, abbiamo i termini x, x quadro, x cubo, x alla n, n è l'elevamento a potenza, quello che ha il grado più alto nell'elevamento a potenza è quello che dà il grado a potenza. Fin qui tutto bene. Allora, vediamo un po'. Cosa posso dire? Allora, se io ho due polinomi, allora, grado di p di x è uguale a n, il grado di q di x è uguale ad m. Se vado a moltiplicare i due polinomi, innanzitutto come si moltiplicano i polinomi? Con la usuale regola distributiva della moltiplicazione. Se io prendo, per esempio, 3x quadro più 5x più 1 per x più 1, questo fa 3x cubo più 8x quadro più 6x più 3x cubo, 3x quadro più 5x quadro, 8x quadro, poi 5x più x fa 6x, 1 per 1. Okay? Quanto fa il grado di questo polinomio? M più n. E quanto fa il grado della somma? La somma si fa, esempio, 3x quadro più 5x più 1 più x più 1 fa 3x quadro più 6x più 1. Cioè si fanno le somme dei coefficienti dei termini omologhi. Ok, la somma? Il grado della somma? Lo più 8. Eh? Il grado più alto. Il grado più alto. Cioè il massimo tra m ed n. Sicuri? No. Beh, se sommo un polinomio di grado 2 e un polinomio di grado 1, può venire un polinomio di grado 3. No. Ma perché non siete sicuri? Deve fare segno, no? Allora facciamo, allora, 3x quadro più 5x più 1 è di grado 2, meno 3x quadro meno 5x più 3 è di grado 2. Fate la somma, quanto rimane? 4. Che grado c'è? 0. Quando c'è solo la costante il grado è 0, tranne in un caso. Quindi come possiamo dire qua? Qual è la regola? Ci abbiamo pensato. Qual è la regola? No, 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 il grado fa pure 1. Se ci metto meno 4x fa 4 più x, o no? Allora, qual è il problema? Quando moltiplico, questo è vero sempre, perché? Perché c'è un termine di grado m che è più, il grado più alto che compare in q, x alla m.
ci sarà x alla n di qua, che è il grado più alto e compare di qua. Quando vado a fare il prodotto, che succede? I gradi si sommano, quindi x alla n per x alla m fa x alla n più m, e ci sta il coefficiente, perché il coefficiente è diverso da 0, ci sarà un termine di grado m più n. Tutti gli altri prodotti, quando vado a fare la regola distributiva, saranno di grado più basso, quindi quello là ci sta, ci rimane, e quindi questa regola è valida. Quando vado a fare la somma, che può succedere? È chiaro che io sommo, se sommo due polinomi, uno di grado n e uno di grado m, il grado non può uscire, non può venire più alto di n e di m, perché i termini di grado più alto da dove uscirebbero? Se io sommo un polinomio di grado 3 e uno di grado 2, è sicuro che la somma sia di grado 3, perché i termini di grado dal 4 in su non ci sono, e il termine di grado 3 non si può elidere, cioè cancellare, con, dall'altra parte il grado 3 non c'è e quindi non si può cancellare. Quando è che, quindi, se m è diverso da n, se m è diverso da n, qua ci posso scrivere uguale, cioè se io sommo due polinomi di grado diverso, la somma c'è il grado di quello che ha il grado più alto. Polinomio di grado 7 più un polinomio di grado 3 fa un grado 7. Basta. Il problema quando può sussistere? Quando sommo due polinomi di grado 3. Se sommo due polinomi di grado 3, cosa può succedere? Che il termine di grado 3 si elida, cioè si cancella. Allora, se si cancella, allora devo scendere a grado 2. E se si cancella pure il grado 2? Grado 1. E se si cancella pure il grado 1? Grado 0. E se si cancellano pure le costanti? Viene 0. A proposito, qual è il grado di 0? Allora, il grado della costante è 0, quanto fa? Se io prendo la costante 3, che grado c'ha? È 1. Grado? 0. E se prendo la costante 0? Uno può dire, c'ha pure 0 pure lei? No. Questo non ce l'ha. Polinomio nullo non ha grado. A volte si dice che ha grado meno infinito, ma in realtà non ce l'ha. Perché? E se no, sta regola non funziona più. Se il grado di 0 fosse 0, quando io moltiplico un polinomio per 0, quanto fa? 0. Allora, se moltiplico un polinomio di grado 3 per 0, mi farebbe 0, ma qua c'è scritto che se moltiplico un polinomio di grado 3 per un polinomio di grado 0, il grado deve venire 3. E non funziona più. Perciò a volte dicono 0 c'ha grado meno infinito, perché diciamo nei teoremi che riguardano i limiti ci sono delle formule che non sono altro che i riassunti di certi teoremi che dicono per esempio che 3 meno infinito non è una vera somma, 3 meno infinito fa meno infinito, quindi in quel caso la formula con questa posizione tornerebbe, però è meglio, più corretto dire che il grado di 0 non esiste, quindi tutti i polinomi hanno un grado, le costanti hanno il grado 0, a x più b c'è grado 1 se è diverso da 0 e così via, tranne il polinomio nullo che il grado non ce l'ha, è l'unico che il grado non ce l'ha, se no la formula del grado della moltiplicazione non funziona. Ok? Allora, abbiamo capito che cos'è un polinomio, abbiamo capito l'espressione come è fatta, abbiamo capito come si calcolano i gradi e come si comportano i gradi rispetto alla somma e al prodotto. Questo qua è un fenomeno importante, cioè il fenomeno che quando vado a sommare si possono elidere dei termini, è molto importante. In certe situazioni è una cosa che rincontreremo quando parleremo di infinitesimi, principio di sostituzione degli infinitesimi, in altre situazioni analoghe.
Però per capirlo bene io uso una metafora che è quella di tutti i film hollywoodiani, quando ci stai buono, ci stai cattivo, diciamo, allora i film con grandi effetti speciali partono con le armi nucleari, poi per qualche motivo si inceppano, non funzionano, passano armi convenzionali ma di grosso calibro, cioè razzi, cioè quello là gli colpisce la macchina, quello zoom per aria, però esce fuori l'isola, insomma. E vanno avanti così per tutto il film. Alla fine, dove si decide tutta la storia? A cazzotto. È così, sempre, è fisso, lo schema è fisso. Quindi, sempre presa a prestito dai film, c'è la famosa frase: se un uomo con una pistola incontra un uomo col fucile, l'uomo con la pistola è un uomo morto. Perché? È perché se stanno a una certa distanza, se stanno a breve distanza, l'uomo col coltello forse è più avvantaggiato rispetto all'uomo con la pistola e all'uomo col fucile, perché fa prima. Però se stanno a grande distanza, quello col fucile si mette a un chilometro, quello con la pistola può sparare quando gli pare, non ci arriva, e quello col fucile spara, colpisce, l'ammazza. In realtà questa cosa è capitata, quando c'è stato l'assedio di Gaeta nel 1860. Qual è stata la tattica dei piemontesi? Perché si dice olive di Gaeta? Perché era tutto un oliveto là. Allora, quelli sono stati un inverno là, hanno straticato tutto l'oliveto per farci che legna per asse. Poi hanno, la tattica era molto semplice: i borbonici stavano sopra i bastioni di Carlo V nella parte protetta e potevano sparare da sopra a quella, però quindi Gaeta è una fortezza naturale, non per nulla ancora adesso è una base militare. Però c'era un problema: che i piemontesi avevano dei cannoni con la gittata più lunga, quindi sono messi a una distanza tale che quelli potevano sparare quando volevano, ma non li colpivano. Loro sparavano e ogni tanto colpivano, poi quando si sono scocciati si arrendono, e così è successo. Quindi ci sono categorie diverse, no? Allora dovete immaginare i polinomi, i gradi danno luogo a, cioè un grado 3 si può mai semplificare con un termine di grado 2? No. Quindi sono proprio categorie diverse. Però se si elide il grado 3, il termine di grado più importante diventa il grado 2. Se si elide il grado 2, una somma, il termine più importante diventa il grado 1, e così via. Questo principio, ripeto, lo rincontreremo negli infinitesimi, e io lo chiamo ubi maior minor cessa. Cioè, dove ci sta una cosa più importante, quella meno importante può essere trascurata. Vabbè, finiamola qua, se no perdiamo troppo tempo e poi non abbiamo tempo per completare. Ok, detto questo, a che servono i polinomi? A che servono i polinomi? Farci l'addizione, farci le moltiplicazioni e molto spesso a studiare l'equazione p di x uguale a 0. Questa è l'equazione che viene studiata per un polinomio. No, tu hai un polinomio, porti tutti i termini da una parte, rimane p di x uguale a 0. Allora, questo deve essere adesso lo scopo della nostra analisi. Come si chiama x se p di x uguale a 0?
radice di p di x. Le x che annullano il polinomio si chiamano le radici. Allora, il discorso è: quante sono le radici? Come si trovano? Questa domanda, nel caso generale, risponderemo durante il corso. Però qualcosa già la sapete. Ne dovrebbe avere 2, in che senso? Che c'è la formula, per il problema di grado 2 c'è la formula, tu le trovi, però a volte succede che sono coincidenti, a volte succede che sono complessi. Quindi sono 2 se opportunamente contate, però a volte scompaiono perché sono complesse. Per esempio, x quadro più 1 uguale a 0, le radici sono i e meno i. X quadro uguale a 0 è 0, però è contato 2 volte. Come si fa a capire che è contato 2 volte? Partiamo dalle cose più semplici che conosciamo. Se A è radice del polinomio, allora, questa è la definizione. Poi cosa dice un certo teorema di uno che si chiamava di nome Paolo e di cognome Ruffini? Se P di A fa 0, che succede? Che succede? Mai sentito che P di X si deve poter dividere per X meno A? Questo è di grado N, questo è di grado N meno 1. Ok? Allora, se partiamo un problema di grado N e io trovo che in A si annulla, questo è divisibile per x meno a. Chi lo dice? Ruffini. Quando va a fare la divisione di Ruffini, dividete per x meno a e questo viene 0. Beh, esiste la divisione di Ruffini. Se il resto non fosse 0, verrebbe una costante, perché verrebbe, se dividete un problema di grado 1, il resto sarebbe una, deve per forza venire una costante. Ma allora quando ci vado a mettere A, questo pezzo fa 0 e l'altro viene una costante diversa a 0, è possibile? No, il resto ci vale forza. Quindi se un polinomio si annulla in A è divisibile per x meno A. Facciamo un esempio: se io scrivo 3x quadro meno 5x più 2 uguale a 0, se ci metto 1 fa 3 meno 5 più 2 che fa 0. E chi è questo polinomio? È x meno 1 per 3x meno 2. Cioè non è che ci vuole un genio per fare la fattorizzazione. Si annulla in 1? Sì. Metto x meno 1 per Ruffini in evidenza. Poi cioè, devo avere 3x quadro, allora qua ci deve stare 3x. Ci devo avere più 2, e allora qua ci deve stare meno 2, perché meno 2 per meno 1 fa più 2. E dice meno 5x, fatti i conti, vedi che ti trovi. Infatti meno 3x meno 2x viene meno 5x. Io non l'ho fatto il conto intermedio, perché Ruffini già mi dice che allora questo è di grado 2, quando lo fattorizzo x meno 1 ci sta perché me lo dice Ruffini, quest'altro fattore ci deve stare di grado 1 perché se no 3x quadro e più 2 non si trova, e quello di quando vado a fare il prodotto mi devo trovare per forza. È chiaro? Quindi fattorizzare quello, se vi chiedo di fattorizzare quel polinomio, voi vi fate le radici, poi andate a fare, trovate che le radici, allora x, fate x uguale 5 meno più la radice di 25 meno 24 fratto 6, quindi fate che le due radici sono 5 più 1 fratto 6 che fa 1 e 5 meno 1 fratto 6 che sono 2 terzi.
Quindi dovete scrivere x meno 1 per x meno 2 terzi, e poi ci rimane 3 perché se io faccio x per x quale è x quadro, e per apparare, per aggiustare il 3 ci devo mettere il 3 da 1. Adesso se moltiplico 3 per 2 terzi fa 3x meno 2, ho esattamente trovato la stessa fattorizzazione. Ma nel momento che io vedo che questo si annulla in 1, la fattorizzazione la scrivo direttamente, mica c'ho bisogno di fare questo. Poi se mi devo trovare la radice, vabbè, questo è uguale a 0, o si annulla questo, o si annulla questo. Se annulla questo x fa 1, se annulla questo x fa 2 terzi. Vedete che conoscere Ruffini può aiutare praticamente, non teoricamente, che io mi metto a fare 50 divisioni di Ruffini e non so perché la sto facendo. È chiaro o no? Bene, vediamo quanto tempo abbiamo. 10 minuti me li prendo, dai, sono solo 10 minuti, abbiamo fatto la pausa qui. Di più no, perché vi vedo già un po' stanco. Ok, allora torniamo al problema di partenza. Quante sono le radici? Visto che conosciamo il teorema di Ruffini, se è un problema di grado 7, quante radici può avere? Al massimo 7. Perché? Ogni volta che trovo una radice e io metto un pezzo in evidenza, si abbassa di un grado. Quando arrivo alla costante la radice non ci sta più, quindi al massimo 7 su R. Perché al massimo 7 radici reali? Vedremo che se, questo lo vedremo durante il corso, se consideriamo anche le radici complesse saranno esattamente 7. Cioè un polinomio di grado n, questo è un teorema che si chiama teorema fondamentale dell'algebra, che dice che un polinomio di grado n nel campo complesso ha esattamente n radici se ciascuna viene contata con la sua molteplicità. Che significa? Significa che un polinomio di grado 7 le radici sono 7 se le cerchi in C, e se ovviamente una radice che esce 3 volte la conti 3. Perché una radice, per esempio, se io ho x meno 1 al cubo, la radice è 1, è il numero 1, però x meno 1 per x meno 1 per x meno 1, quando vado a fare l'ufficio compare 3 volte, quindi quella là è vero che è 1, però la devo considerare 3 volte. Ok, però se stiamo in R, cosa può succedere? Se poniamo a coefficienti reali, le radici le cerchiamo solo reali, può succedere che siccome alcune radici sono complesse, quelle nella fattorizzazione di Ruffini su R non compaiono. Per esempio, x quadro più 1 come lo fattorizzi? Non lo puoi fattorizzare. Vediamo se sapete fattorizzare questo. Sapreste fattorizzare questo qua? Quante radici ha questo qua, reali? Vediamo, questo è un po' un discorso più difficile. Reali? Quante c'ha? Perché? L'esponente vario che dà. Allora, se io prendo un numero reale e faccio i quadrati saranno positivi o no? X quadro è un quadrato, x alla quarta è un quadrato, ci aggiungo 1, può venire 0. No, quindi questo qua non ha radici reali. Però se fate questo prodotto, provate a fare questo prodotto. Allora, questo qua lo posso scrivere
Allora, x quadro più 1 lo chiamo A e x lo chiamo B. Questo è A più B per A meno B. Quindi lo posso scrivere come x quadro più 1 al quadrato meno x quadro. E A più B per A meno B fa A quadro meno B quadro, o no? Fino a lì penso che almeno quello lo ricordate, ve lo ricordiamo. Quindi qua mi viene x alla quarta più 2x quadro più 1 meno x quadro, che fa x alla quarta più x quadro più 1. Quindi effettivamente questa è una fattorizzazione. Quindi quel polinomio si scrive come il prodotto di quei due polinomi. Ho ottenuto qualche tipo di contraddizione? No. Perché? Perché quei due polinomi là, se andate a fare le radici, sono complesse tutte e quattro, cioè hanno due radici complesse il primo, due radici complesse il secondo, e le radici le A sono zero. Però cosa succede? Quando faremo i numeri complessi vedremo che le radici complesse di questo sono coniugate. Nella formula di secondo grado, le due radici, quando il polinomio ha coefficienti reali, vengono coniugate. E anche qui sono coniugate. Allora, quando tu metti assieme due monomi con le radici coniugate, vai a fare il prodotto diviene con i coefficienti reali. Quindi questo era un problema un po' più difficile. Però, tornando indietro, quello che abbiamo capito è che se un polinomio c'è un polinomio di grado 10, le radici della cerco nei numeri complessi, qualunque cosa siano i numeri complessi, poi lo vedremo meglio durante il corso, sono esattamente 10. Se ne cerco i numeri reali, quante ce ne stanno di radici reali di un polinomio? Allora, per esempio, un polinomio di grado 9 può avere solo radici complesse? No, un polinomio a coefficienti reali, se c'è una radice complessa, deve avere anche la complessa coniugata, vedete, perché poi alla fine quando andiamo a fattorizzare si tengono pezzi di quel tipo, ogni pezzo di grado 2 ha la radice complessa e la radice complessa coniugata. Quindi le radici complesse, se i coefficienti del polinomio di partenza sono reali, vanno a coppie, la complessa coniugata, la complessa coniugata. Se un polinomio di grado 9, almeno una radice deve essere reale, o ce n'ha una reale e 8 complesse non reali a coppie, 4 e 4 coniugate, oppure 3 e 6, oppure 5 e 4, e 4, oppure 7 e 2, oppure ce l'ha tutte e 9 reali. Se invece un polinomio è di grado 4, come in questo caso, può anche avere 0 radici reali e 4 complesse, 2 a 2 a 2 coniugate, oppure possono essere 2 reali e 2 complesse coniugate, oppure tutte e 4 reali. Perché ci interessa il discorso di trovare le radici? Perché le radici sono quelle, le soluzioni di questa equazione. Questa, un'equazione polinomio uguale a zero, si chiama equazione algebrica. Quindi, le radici dei polinomi ci sono le soluzioni dell'equazione algebrica. Ok? E perché ci interessa? Per esempio, quelle di grado 2 le sappiamo trovare sempre, sappiamo dire quando sono complesse, sappiamo dire quando sono reali, perché abbiamo la formula. Praticamente mi fermo qua, tranne per il fatto che vi racconto una storia. Mancano 3 minuti più. Aspetta, no, non mi fermo esattamente, devo dire ancora una cosetta. Allora, le disequazioni le cominciamo domani, però il concetto sarà, allora, voi le disequazioni le avete fatte in un certo modo alla scuola superiore. Noi, quando dovremo studiare una disequazione, quasi sempre studiamo prima l'equazione corrispondente, cioè non esiste che io mi metto a studiare direttamente un'equazione, un sistema, io vado a studiare le equazioni.
anche se fosse un sistema di disequazioni. Vado a studiare separatamente le singole equazioni e poi vediamo come da lì si può ragionare per trovare le soluzioni delle disequazioni. Poi vedremo perché, questo lo capiamo domani. Tuttavia ci sta un problema. Cominciamo a fare le equazioni polinomiali, cioè con i polinomi, le equazioni algebriche, scusate. Allora, l'equazione di grado 1 come fa? Ax più b uguale a 0, la soluzione è x uguale meno b su a. Poi viene quella di grado 2 e le soluzioni sono 2 le soluzioni dell'equazione di secondo grado, a patto che il discriminante sia maggiore o uguale a 0, se no le soluzioni sono complesse. Poi se il discriminante è 0 le soluzioni sono 2 reali coincidenti, e queste le sappiamo risolvere. E se il grado è 3? La formula esiste, è un po' complicata, però sì, si chiama formula di Cardano. Piuttosto che applicare la formula di Cardano, poi vedremo anche come si risolvono quelle di grado 3 durante l'esercitazione del corso, ma se io riesco a trovare una radice in qualche modo, se io riesco a trovare un punto dove si annulla il polinomio, applico l'UFI, questo mi diventa di grado 2 e tutto è facile, chiaro? Però la formula ci sta. Che poi non è di Cardano, è di Ferrari, però sta storia ve la racconto completamente un'altra volta. Cioè, scusate, non è di Ferrari, è di Tartaglia. Ferrari è quello che ha fatto la formula di quarto grado, era un allievo di Cardano. In realtà il primo che sotto qualche equazione di terzo grado probabilmente era un matematico, si chiamava Scipione del Ferro, che poi l'aveva detto a Tartaglia, che forse aveva risolto quella generale, che poi l'aveva detto a Cardano, ma gli aveva fatto promettere di non dirlo. C'è tutta una storia dietro. Però certo che all'epoca l'algebra era un settore di punta in Italia, perché nel 500 gli unici che sapevano risolvere le equazioni di terzo e quarto grado erano gli italiani, gli unici. Non è che ce ne stavano altri, poi gli altri hanno imparato a questa cosa. Per un certo tempo è stata un'esclusiva, perché si facevano le sfide, cioè i ricchi che facevano la sera? Ci stava la Champions? No. Sky ci stava? No. Internet ci stava? No. E che facevano la sera? O sentivano della musica da camera, pagavano gente che gli suonava, oppure altri spettacoli, ci stava chi c'aveva il proprio teatro, eccetera. Però ogni tanto si divertivano pure a vedere una sfida tra matematici. Allora, vediamo chi è più bravo tra Tizio e Caio. Allora, che succede? Tizio prepara 30 problemi per Caio, Caio prepara 30 problemi per Tizio, poi vediamo chi ne risolve di più. E allora vedeva. Poi naturalmente c'era chi gli spiegava chi aveva fatto di più, perché magari... alcuni magari erano in grado di capire, diciamo, anche quando vedi il calcio non è che tu capisci se la palla è andata in rete, però non è che, vabbè, a parole capiamo tutti come si sviluppa l'azione, poi però in realtà è più complicato, no? E comunque Tartaglia non perdonò mai a Cardano il fatto che lui avesse rivelato la formula per risolvere equazioni di terzo grado, perché Cardano la scrisse nel libro, perciò si chiama formula di Cardano, in un suo libro, perciò si chiama formula di Cardano, se ne appropriò indebitamente, diciamo. Però dal punto di vista di Cardano, lui quando seppe che il primo a risolvere le equazioni di terzo grado era stato Scipione del Ferro, lui disse no, vabbè, allora non è stato Tartaglia, allora lo posso complicare. Comunque Tartaglia non glielo, siccome gliel'aveva detta lui, gli ha fatto promette giurare di non rivelarla,
la prese male. Purtroppo quando capitò di fare la disfida non la fece contro Cardano, ma la fece contro Ferrari, che era allievo di Cardano e aveva fatto quella di quarto. Siccome lui quella di quarto non la sapeva, in una famosa disfida a Brescia, dopo il primo giorno era un cappotto, insomma, cioè Ferrari l'aveva fatto nero. Allora lui, pure di evitare l'onta della sconfitta, anche se la evitò per modo di dire, perché ovviamente lui scappando se ne scappò, rinunciando a un anno di stipendio, se ne andò via per non essere formalmente sconfitto da Ferrari. Cardano, lui è famoso per due cose che non sono sue, nessuna delle due: la formula di terzo grado e il giunto cardanico. Il giunto cardanico, almeno la tradizione vuole che lui l'avesse visto, sempre perché dove abitava lui, in Lombardia, quando facevano la processione portavano in portantina il vescovo. E perché lo portavano in portantina? Perché mediamente c'era tipo 70 anni allora, e quindi era mal ridotto. E proprio perché era mal ridotto, qualche bravo artigiano aveva pensato che, siccome quelli della portantina non seguono un percorso propriamente, e poi gli ammortizzatori all'epoca non c'erano, il povero vescovo a ogni sbalzo della strada rischiava di avere contraccolpi violenti, e quindi qualche bravo artigiano fabbricò questi giunti cardanici, e il vescovo, la portantina rimaneva più o meno la sua posizione nonostante i movimenti delle asse, delle pale che la sostenevano. Una volta che capitò che c'era Cardano, guardate, fammi vedere un po', si mise là, copiò il tutto, e però fece un bene alla umanità, perché sto giunto cardanico serve, e tuttora si utilizza. Però pure lui non è che se la vide proprio pienamente, se è andato a studiare la sua vita, ebbe grossi dispiaceri con i figli, soprattutto con i figli. Però era uno che non si perdeva davanti a niente, era uno che, allora, la sua vera abilità era quella medica. Lui si vantava di aver, a lui piaceva scommettere, e questa fu una cosa che trasmise al figlio, quindi trasmise ai figli. In realtà quello che conosceva molto bene è la probabilità, e molto tempo prima di Pascal, però ha scritto una marea di libri, non ha scritto un libro di probabilità. Perché? È perché quella gli serviva per giocare, poi sono davanti a te, quali sono i miei segreti, insomma. E se avesse scritto i libri di probabilità, adesso la probabilità sarebbe stata fondata da Cardano, non da Pascal. Però una delle sue maggiori abilità era medica. Lui si vantava, sempre che gli faceva scommettere, che non aveva mai perso una scommessa sull'autopsia, cioè quando moriva uno poi facevano l'autopsia e vedevano la causa della morte. Lui si vantava che era sempre indovinato. Faceva anche oroscopi, predisse a un ragazzino che salì al regno, non mi ricordo di quale paese, mi sembra che era, non mi ricordo se Francia o Gran Bretagna, prescrisse un luminoso e radioso avvenire, questo due anni dopo morì. Lui non si perse d'animo, tornò indietro e disse no, effettivamente, guardando bene, avevo fatto un errore qua che diceva che sì, giusto due anni dopo doveva morire. Perché la cosa vi fa sorridere? Se vi fa sorridere, allora avete capito qualcosa di matematica. Perché il valore posizionale, che significa? Significa, quando cominceremo a fare matematica, i limiti per ogni epsilon esiste un delta, per ogni epsilon esiste un minimo, per capire quello, il concetto qual è? Il concetto è che io prima faccio il bersaglio e poi ci sparo e devo colpire al centro. Non è che prima sparo, colpisco qua e poi ci faccio il bersaglio attorno e dico ho colpito il centro del bersaglio. Il valore posizionale è importante. Quello è Cardano. Vabbè, lui ha cercato di rimediare, che poteva fare? Ormai quello era morto e doveva rimediare. È chiaro? Però
È chiaro che è diverso se lo dico prima o se lo dico dopo. Lo capite questo, no? E allora quando, capirete anche quando faremo i limiti di valore posizionale. Prima fisso epsilon e poi scelgo delta, eccetera.